in collaborazione con Acervo, il ristorante Leneredi a pochi passi dal mare con un comodo parcheggio. Ti aspetta per farti assaporare i suoi piatti a base di pesce fresco e tante altre specialità, accompagnate da buon vino. Ristorante Leneredi, vieni a trovarci. Acervo in via La Foce 21, telefono 0183 40 09 82. Ottimo cibo, professionalità e cortesia sono di casa. Leneredi, cosa vuoi di più? Hai sempre sognato una camera con vista? Allora il posto che fa per te è il Bed & Breakfast Camere con Vista di Cervo. Ambienti incantevoli con il calore della tradizione. Il Bed & Breakfast Camere con Vista ti aspetta nella magia del borgo medievale di Cervo in via Silvio Pellico 11. Realizza il tuo sogno e telefona al 339 547 9455. Il Porteghetto, ristorante lounge bar con vista mare a Cervo a due passi dal centro storico. Gusta i piatti semplici e raffinati con pesce sempre fresco, oppure scegli i cocktail e gli aperitivi, o se preferisci dolcezze di una colazione unica. Ristorante lounge bar Il Porteghetto, per le tue serate con gli amici, per un momento romantico o per una cerimonia importante. Il Porteghetto a Cervo in via Aurelia 9, telefono 0183 40 33 42. Locanda Ristorante Bella Vista in Piazza Castello a Cervo. Per i tuoi soggiorni vista mare all'ombra degli ulivi e per i pranzi e cene con specialità marinare e cucina tipica ligure. Locanda Ristorante Bella Vista, un impegno e una passione da oltre 50 anni. Telefona allo 0183 40 80 94 e visita il sito bellavistacervo.com. Nel cuore del centro storico di Cervo, sotto la maestosa chiesa di San Giovanni, ti aspetta il ristorante Serafino. Dal 1963, attenzione e ricerca dei sapori tipici della Liguria. Ristorante Serafino, in via Matteotti 8 a Cervo, con una vista mozzafiato sul golfo. Telefono 0183 40 81 85. ristoranteserafino.it. Ristorante San Giorgio nel borgo medievale di Cervo dal 1961, un ambiente di classe, salette arredate con gusto, una splendida terrazza vista mare, un'enoteca con ricca scelta di vini. Al Ristorante San Giorgio piatti principalmente di mare con materia prima accuratamente selezionate e sapientemente preparati. Al Ristorante San Giorgio trovi anche l'Osteria Vineria San Giorgino che propone stuzzichini golosi, cucina di terra e mare. Ristorante San Giorgio, Osteria Vineria San Giorgino in via Volta 19 a Cervo. Telefono 0183 400 175. Pizze, primi e secondi a base di pesce, dolci fatti in casa. Alla Veggia Baracca a Cervo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ristorante Pizzeria Veggia Baracca per le tue serate con amici o con chi vuoi tu, anche in giardino all'ombra degli ulivi. Vieni a trovarci a Cervo in via Circonvallazione di Ponente. Telefono 0183 40 83 22. Non te ne pentirai. Benvenuti a Cervo ti strega per il quinto anno, l'evento legato ai cinque finalisti dell'edizione di quest'anno del Premio Strega, che vi saluto, sono qua già alle mie spalle, allora li salutiamo in ordine rigorosamente alfabetico. Marco Balzano, Resto qui, edito da Einaudi. Carlo D'Amicis, Il gioco, Mondadori. Elena Janecek, La ragazza con la Leica, edito da Guanda. Lia Levi, Questa sera è già domani e ho. Sandra Petrignani, La corsara, ritratto di Natalia Ginzburg. Neri Pozza. Ci sono libri che leggiamo che poi dimentichiamo.
Ci sono libri che magari è giusto anche alla fine che ci siamo dimenticati, ci sono libri invece che ci ricordiamo e ci tengono compagnia per tutta la vita e magari in qualche caso davvero segnano, spaccano in due la nostra vita. Io sono convinto che i libri che presenteremo questa sera siano libri che rimarranno e che possono avere un'importanza particolare davvero anche proprio per il pubblico di questa sera. La chiacchierata con gli autori di questa sera è rivolta a chi i libri già li conosce, ma io credo anche e soprattutto a chi i libri invece non li ha ancora letti e magari speriamo di suscitare in loro un po' di curiosità in più, proprio per in vista di quello che sarà poi l'evento del 5 luglio quando scopriremo il vincitore dell'edizione di quest'anno del Premio Strega. Adesso però per introdurre la serata voglio un grande applauso per l'ideatrice di questa manifestazione instancabile come sempre, la professoressa Francesca Rotta Gentile. Grazie Francesca, vieni qua con me. Vieni Francesca, innanzitutto complimenti perché sei instancabile veramente, mamma da pochissimo, però questo appuntamento direi che non potevi assolutamente perdertelo, giusto? È vero, grazie. Sì, certamente è un appuntamento al quale sono molto legata, quest'anno è il quinto anno consecutivo di Cervo ti strega ed è bellissimo che la Fondazione Bellonci abbia voluto così mantenere questo impegno nel suo tour molto, molto folto di incontri e di impegni. Sono felicissima dei cinque autori che sono arrivati in finale quest'anno al Premio Strega e niente, vorrei ringraziare subito gli istituti scolastici che hanno partecipato con grande passione, l'Istituto Aicardi di Sanremo per questo magnifico allestimento floreale qui sul palco, che anche per il secondo anno consecutivo ci regala questi fiori di Sanremo meravigliosi, Liceo Viesso di Imperia che dal primo anno fa parte della giuria del Premio Strega Giovani, l'Istituto Varalli di Milano, quest'anno abbiamo anche una delegazione milanese che è venuta apposta, Liceo Cassini di Sanremo, l'Istituto Ruffini di Imperia e spero di non aver dimenticato nessuno, comunque ringrazio tutti e niente, direi che possiamo dare il via alla serata. Io vorrei invitare sul palco Stefano Petrocchi, il direttore della Fondazione Bellonci, che ormai è anche un amico di Cervo e che sono molto felice di rivedere in questa occasione. Grazie. No, da parte mia solo il saluto e il ringraziamento per averci ospitato anche quest'anno. Come ha detto Francesca, noi siamo in tour ininterrotto dall'inizio di maggio, stiamo risalendo la penisola da sud verso nord, è un gran tour al contrario, un po' perché appunto stiamo andando verso nord, un po' perché contrariamente a quello che ci dicono le statistiche noi stiamo incontrando un paese che ama profondamente i libri come voi qui a Cervo evidentemente. Grazie e buona serata. Grazie. Salutiamo anche Lucia Prosio di Ventimiglia, che quest'anno per la prima volta fa parte della giuria del Premio Strega Giovani con i suoi studenti e docenti, che ringrazio. Grazie ragazzi. Attenzione che poi vi interroghiamo, perché poi dovete intervenire. Invece a questo punto chiamo sul palco qui con noi il vice sindaco di Cervo, Pino Raimondo, che ringrazio per essere in nostra compagnia, ma approfitto anche per salutare il sindaco di Cervo che vedo in prima fila. Buonasera. Grazie di essere qui con noi, un saluto da parte dell'amministrazione. Grazie, breve saluto dell'amministrazione, è già stato detto tutto da Francesca, io dimenticherei solo di ringraziare molti se dovessi farlo in maniera dettagliata, quindi mi limiterò a ringraziare tutti voi, soprattutto la Fondazione Bellonci, l'azienda Strega Alberti di Benevento, e Petrocchi direttore che è già stato ricordato e i ragazzi, perché mi pare che la caratteristica che abbia assunto questo nostro premio Strega Cervo sia quella di una partecipazione diretta delle scuole dei loro ragazzi, quindi mi riservo appunto di fare un grande abbraccio e ringraziare questi ragazzi per il loro lavoro, gli insegnanti che li hanno seguiti, i direttori, i dirigenti che sono questa sera qui a rappresentare i loro istituti. Detto questo vorrei ringraziare anche tutti i volontari, e sono molti, che col loro lavoro silenzioso di questi mesi hanno consentito la realizzazione. Certo, l'anima è la curatrice, Francesca Rotta Gentile, la professoressa che
ormai da 5 anni cura questo evento. Quest'anno mi diceva, ricordo anche la scuola l'ha già fatto, ma la scuola agraria, oltre a portare i loro ragazzi e farli partecipare nella giuria, portano anche i fiori, cosa certamente gradita. E quest'anno mi diceva la Francesca di ricordarvi che il giorno 9 nel pomeriggio ci sarà la fissione alla casa che fu di Ursula Nemi e Henry Forst, di una targa, proprio una targa ricordo. In quella casa probabilmente si saranno anche incontrati con Bellonci, con Maria e il marito, per parlare probabilmente di scrittori, e sappiamo che a loro si deve la nascita del premio Strega. Quest'anno i finalisti, oltre ad essere presenti qui sul palco, nei giorni scorsi hanno presentato un appello umanitario a favore dei migranti. Noi come amministrazione volevamo non solo ringraziarvi ma anche sostenere questo appello. Credo sia una cosa importante, è un richiamo anche all'Europa, un'Europa solidale, un'Europa che non lasci solo il nostro paese, ma è soprattutto un richiamo al senso di umanità che mi pare anche in linea con quanto detto dal Presidente della Repubblica ieri l'altro a proposito della giornata dei rifugiati. Credo che ci sia da fare molta strada, ma quando la cultura, e voi ne siete un esempio, non è avulsa da quelli che sono i problemi della società, c'è una speranza per il futuro. Io credo in questa speranza, credo che voi abbiate questo compito, così come ce l'ha la scuola, di umanizzare le persone. Io ricordo, e lo voglio ricordare qui, uno scrittore, giornalista, che è vissuto nel secolo scorso, attraverso i suoi articoli e soprattutto concretamente nella sua azione, ha, non dico sconfitto, ma certamente arginato uno dei problemi che allora era maggiore nei paesi del terzo mondo, cioè la lebbra. E voglio ricordarlo con una frase che non può ritenersi strumentale perché venne scritta alcuni decenni fa. E questo signore si chiamava Rolfo Leroy. E scriveva: c'è solo un cielo per tutto il mondo. Grazie. Grazie, a questo punto entriamo subito nell'ambito della nostra serata con la presentazione dei libri. Anche in questo caso andiamo in rigoroso ordine alfabetico, cominciamo con quelle che sono le recensioni realizzate proprio dai ragazzi che hanno letto i libri. Cominciamo con il libro di Marco Balzano, con Resto qui, edito da Einaudi, e quindi un rappresentante del liceo Vieux ci introduce la prima opera di quest'oggi. Chi osserva il lago di Resia in Trentino Alto Adige può ammirare la sommità di un campanile che emerge dall'acqua. Sul fondo giace infatti il paese di Curono. È una storia commovente, di resistenza e di coraggio. È la storia di una terra di confine tra l'Italia, la Svizzera e l'Austria. Ce la racconta la protagonista stessa, Trina, rivolgendosi in un muto colloquio alla figlia di Marika, che l'ha tradita scappando insieme agli zii nel momento in cui molti abitanti di Curono accettano l'invito del Führer ad andare in Germania, mentre chi resta, come lei e il marito Erik, è visto con sospetto. Trina parla a Marika non per spiegarle quel dolore, ma per raccontare di loro, del loro essere sopravvissuti. Rievoca dapprima l'oppressione fascista, gli abitanti privati della loro lingua e identità, persino i nomi sulle lapidi vengono sostituiti e italianizzati. Segue la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, in un progressivo e doloroso processo di sradicamento. Il dopoguerra porta con sé un'ulteriore minaccia, la costruzione di una diga, incubo del paese sin dagli inizi del Novecento. Circondati dalla rassegnazione e dalla rabbia impotente dei paesani, solo pochi tentano ancora di opporsi, e tra essi, ancora una volta, Trina ed Erik. Resilienti e caparbi, attaccati alla loro terra e al loro mondo contadino, continuano a lottare contro schiaccianti interessi politici ed economici. Alla fine, ciò che rimane dalla terra sommersa dell'acqua è solo la torre di un campanile. Eppure, tra il dolore comune e le ferite personali, nonostante tutto, per Trina riecheggiano due sole parole: resto qui.
prima scheda di quest'oggi. Marco Balzano, aggiungiamo qualcosa, come se le cavate? Innanzitutto è stato bravo, tu sei anche insegnante. Buonasera a tutti. È stato bravissimo, non bravo. Si è lavorato sulla capacità di sintesi, sui riassunti, che è una cosa per niente scontata ed è una cosa che nella scuola si è forse troppo sottovalutata. Cosa vuoi aggiungere? Grazie. Voglio aggiungere che è riuscito a mettere in luce non solo lo snodarsi della trama, che mi importa fino a un certo punto, ma sostanzialmente uno dei punti focali dove il libro va a parare. Nella terza parte, l'Alto Adige è stato l'unico luogo in Europa attraversato da fascismo e nazismo, da entrambe le dittature, perché dopo l'8 settembre del 43 diventa la regione meridionale del Reich, e in molti paesi le persone qui accolgono a braccia aperte Hitler. Fa male dirlo, ma è così. Qui addirittura in questo paese Hitler non solo è accolto a braccia aperte perché comprensibilmente ridà la lingua e il lavoro, i principali strumenti di libertà, ma addirittura ferma i lavori della distruzione di questo paese per farci una diga, che erano stati avviati sotto Mussolini. Quando finisce la Seconda Guerra Mondiale, inizia dopo qualche anno la Repubblica Italiana, il paese verrà condannato definitivamente alla distruzione. E il ragazzo giustamente diceva che la resistenza di queste persone è una resistenza pigra, scarsa, impotente. E paradossalmente è stata la parte, all'inizio pensavo di scrivere un libro solo sulla distruzione di questo paese, in realtà la resistenza alla distruzione di questo paese è la parte più inventata, perché qui non c'è stata nessuna resistenza, non c'è stata nessuna resistenza, e la gente si è affidata al dittatore, alla Repubblica, a Dio, finché l'acqua non è arrivata. E questo penso che sia un messaggio assolutamente collocabile, calabile in qualsiasi altro contesto. Nei Sommersi e Salvati, Primo Levi conclude verso la fine dicendo che in ogni situazione, anche la più drammatica, esiste un punto in cui i carnefici e le vittime si toccano, e questa zona che si crea di contatto si chiama zona grigia, e questa zona grigia si crea ogni volta che noi non presidiamo a sufficienza i nostri luoghi, fisici o metaforici che siano, non ci carichiamo sostanzialmente della nostra parte di dovere civile e politico, ma lo demandiamo sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista politico. E quindi l'idea che qui, ieri, come oggi, a Curon, come credo in moltissime altre parti del mondo, si rischino, voi come noi, di dare per scontati dei diritti e degli spazi, e che se non stiamo attenti l'acqua sale e ci sommerga, penso che sia il punto di più forte attualità di questo libro. Sono molto felice che il ragazzo l'abbia messo in luce. Bene, lo promuoviamo. Carlo D'Amicis, il gioco in questo caso, la recensione, la scheda è letta dalla professoressa Stefania Sandra del liceo Cassini di Sanremo, perché è un libro che i ragazzi non hanno letto e quindi invece ci illustra la professoressa. Leonardo, Eva e Giorgio a turno raccontano ad un anonimo intervistatore, senza risparmio di particolari e una buona dose di ironia, con audacia ed innocenza insieme, la loro storia e il loro ruolo all'interno del gioco. Un gioco erotico, ma non solo, e soprattutto non esclusivamente erotico. I protagonisti attraversano l'ultimo quarto del XX secolo, gli anni dell'edonismo reganiano, del culto del corpo, del berlusconismo, dell'Italia da bere, nell'illusione di coniugare e controllare l'aspetto dionisiaco ed apollineo delle loro esistenze. Ma arriva il nuovo millennio e anche il gioco, qualunque gioco, se non è praticato nelle forme legali e responsabili, in linea con una politica di protezione del consumatore, ingabbiato cioè nelle rigidissime regole della mercificazione, rischia di divorare se stesso. I tre personaggi, con modalità diverse, colgono il pericolo che sta dietro il cambiamento. L'avvento di internet trasforma in virtuale, svilendolo, tutto ciò che il corpo può provare.
Il primordiale istinto di conservazione della specie spegne gli ardori e soprattutto incombe la consapevolezza che il passare del tempo ci priva di forza e di salute. I corpi invecchiano, si sgretolano. Edifici, una volta templi dell'eros trasgressivo e liberatorio, dai nomi ossimorici come l'infinito, non hanno sorte migliore. A questo punto il romanzo potrebbe parere troppo serio, triste, se non fosse che Carlo D'Amicis lo riempie di leggerezza, a fronte delle 526 pagine. I protagonisti mostrano nervi saldi e umorismo sexy, anche sull'orlo del disastro, anche quando il sesso, accusando il suo vuoto, diventa noia, anche quando compare la morte, senza pentimento, per come si è vissuto. Una bella lezione di coraggio ed umanità, dunque, perché, come diceva Sant'Agostino, il vizio è l'unica strada verso una vera virtù. Grazie alla professoressa Stefania Sandra, Alice Cassini di Sanremo, Carlo D'Amicis. Cosa possiamo aggiungere a quanto abbiamo sentito sul tuo romanzo? Beh, aggiungerei intanto un'infinita gratitudine per questa lettura che non è solamente acuta, è anche una lettura che io accolgo, me lo concederete, con sollievo, perché tutta questa avventura all'interno dello Strega, ma anche diciamo tutto il periodo che è seguito alla pubblicazione di questo libro, è stato accompagnato per me anche da una preoccupazione quasi paterna nei confronti di questo libro, che non venisse equivocato, che non ci si fermasse, che non fosse interpretato appunto solamente per il suo tema, per il suo argomento, che è un argomento al quale ci sono, io credo, due vie di accesso. Insomma, la sfera del desiderio, dell'eros, può essere affrontata, come avviene per, credo, buona parte del traffico in rete, insomma, con un approccio pornografico, un approccio che isola l'erotismo, il sesso dal resto della vita, e può essere approcciato, come credo, spero di fare con questo libro, mettendo in relazione questa enorme sfera, giustamente, legittimamente molto intima della nostra vita, con quella che potremmo definire la vera vita, e che in realtà appunto è spesso anche un'espressione di questa sfera erotica, senza scomodare Freud naturalmente, insomma, si potrebbe anche dire naturalmente che tutta la nostra vita in qualche maniera è legata alla nostra sessualità, il rapporto con i nostri genitori, la nostra crescita, la nostra adolescenza, la scoperta del mondo, degli altri, del nostro corpo naturalmente, poi andando avanti l'indebolimento, come giustamente veniva detto in questa recensione, insomma il senso di declino, di decadenza, sono tutte fasi della nostra vita che possono essere indagate, viste attraverso questo filtro. E quindi ogni volta, come in questo caso, che si parla del gioco mettendo in relazione l'eros con la vita, io mi sento grato e mi sento anche, lo devo ammettere, sollevato. Quindi grazie, grazie infinite. Grazie a Carlo D'Amicis. Adesso vediamo come se la cavano i ragazzi del Liceo Cassini, che sono chiamati alla recensione del libro di Elena Janecek, La ragazza con la Leica. Bravi, un applauso. Il destino è davvero incomprensibile, pazzo, imprevedibile a tal punto da far sfilare il tuo corteo funebre lungo le strade di Parigi, gremite di quelle amate bandiere rosse, proprio nel giorno del tuo compleanno, il 27esimo per la precisione, in quel tristemente afoso 1 agosto 1937 che difficilmente si scorderà. È tuttavia proprio quel medesimo destino che soli 3 anni prima ti aveva fatto incontrare Gerda, quell'affascinante fotografo ungherese a cui avresti poi legato la tua esistenza, finché sul fronte un carro armato con i suoi cingoli non ti avrebbe tolto per sempre la possibilità di perderti negli occhi profondi e tenebrosi del tuo amato Bandi. Non ti conoscevo, sarò sincero, ma dopo aver letto il libro, sulla cui copertina ci sei proprio tu, spensierata ma al contempo riflessiva, mentre sembra ammiccare proprio a me, è come se la tua persona, con la tua straordinaria forza,
sia sempre stata inconsapevolmente nel mio cuore e che solo ora abbia avuto l'opportunità di uscire e stravolgermi l'esistenza. Vieni chiamata la ragazza con la Leica, sai? Quella stessa piccola macchina fotografica che ti ha donato la vita e che poi ingiustamente te l'ha tolta mentre facevi ciò che più amavi. Far conoscere a tutti, tramite il tuo bianco e nero, ciò che realmente accadesse nel mondo. Ricordati te Willy, il bassotto, come di solita chiamarlo, con il quale hai trascorso i tuoi anni a Parigi tra l'università e i primi incontri con Bandi. Willy che, segretamente innamorato di te, ha sempre cercato di proteggerti e di aiutarti. Ricordati te Ruth, l'amica di sempre con cui hai condiviso le tue più grandi gioie, ma che è anche stata colei che ha trascorso assieme a te gli anni più bui e duri della tua troppo breve vita. Ricorda te Georg, il tuo grande amore secondo solo a Robert, l'uomo affascinante a cui bussi alla porta dei ricordi mentre in motorino vaga, senza apparente meta, per le strade di una Roma degli inizi anni 60. È tramite le loro parole che tu, Gerda, pagina dopo pagina, ti fai sempre più definita nella mente del lettore. Sembra affiorare come una bolla dal profondo mare dell'oblio per poi arrivare finalmente in superficie, scoppiare e inondare con la tua persona gli animi di coloro che, voltata all'ultima pagina, guarderanno nuovamente la copertina e vedranno in quella foto, inizialmente forse anonima, una persona completamente diversa dall'immensa forza vitale e sete di libertà. E allora verrà spontaneo fermarsi un attimo, sorriderti e ricambiare a quel tuo occhiolino ricco di complicità. Cassini di Sanremo, il commento lo lasciamo all'autrice, anche in questo caso bravo direi, no? Assolutamente, sono basita, bravissimi. No, perché questa cosa che uno prende in mano il libro, vede la copertina e vede questa donna, cioè l'effetto sta strizzando l'occhio proprio a te, che a quel punto sei tu lettore o tu lettrice, e che questo faccia movimento e alla fine del libro abbia, come dire, un altro tipo di profondità, e se funziona così io posso essere più che felice. E poi c'è un'altra cosa, appunto il fatto che lei sia una donna molto amata e che in questo suo essere una donna appunto coraggiosa, esemplare, che quindi in qualche modo, come anche le storie raccontate, come anche la storia raccontata da Marco, in qualche modo forse ci fa un po' da luce guida in questi tempi, no? Cioè avere il coraggio di spendersi per le proprie idee, per i propri ideali, andare fino in fondo, avere una grande sete di libertà come donna, ma non solo come donna, insomma tutte queste cose qui insieme a questa capacità di farsi amare, a questa capacità di non essere mai, però al tempo stesso di non lasciarsi imprigionare da questo amore che suscitava. E una delle cose che per me è stato molto difficile trovare il modo giusto di raccontare, che però pensavo fosse una, cioè sicuramente era qualcosa che faceva bene a me scoprire in questo momento, cioè il fatto che non solo la lotta contro, ma l'amore per fosse una grandissima forza aggregante e lei fosse capace di unire queste due caratteristiche, cioè la capacità di resistere, di prendere in mano la propria vita, di prendere in mano anche di stare vicino a questo compagno che lei sceglie, questo giovane fotografo ungherese, più giovane di lei, affascinante ma al tempo stesso più spiantato di lei, più intuitivo di lei, più geniale di lei, più emotivo di lei stranamente,
E lei in qualche modo gli dà dei consigli, lui le insegna a fotografare, insomma sono due persone che si inventano non solo i loro nomi d'arte, perché Robert Capa non si chiamava Robert Capa, Gerda Taro non si chiamava Gerda Taro, ma si inventano un percorso, si inventano un modo di stare al mondo che vuole sottrarsi alle condizioni così difficili che loro incontrano come profughi, come profughi politici, prima che come ebrei, anche se lo sono tutti e due, e vengono tutti e due, prima in Francia, poi vanno in Spagna a causa delle situazioni createsi nei loro paesi di origine. Lui in Ungheria c'era un regime molto reazionario e molto antisemita, la Germania del 33 non ve la devo spiegare, e quindi sì, io pensavo, cioè, chiaramente se questa cosa passa a dei ragazzi, cioè l'insieme di una che strizza l'occhio proprio a te e che lo fa in un modo che si deposita mano a mano, che riemerge dagli occhi e dai ricordi di quelli che l'hanno amata, io non posso che essere contenta. Grazie davvero tantissimo. Bene. Istituto Ruffini di Imperia, la loro scheda su il libro di Lia Levi questa sera e già domani, quindi un rappresentante, una rappresentante dell'Istituto Ruffini d'Imperia. Due rappresentanti. Quindi doppio applauso. Questa sera, già domani, presenta le vicissitudini di una famiglia ebrea che vive in Italia, a Genova precisamente, nel periodo dell'emanazione delle leggi razziali. La storia è diversa dai racconti che siamo abituati a leggere, nei quali le peripezie dei personaggi si stagliano su un drammatico scenario di fatti storici. La narrazione è condotta, infatti, dal punto di vista di Alessandro, un bambino molto intelligente, costretto a fare precocemente i conti con la terribile realtà della discriminazione e della dittatura. Grazie alla saggezza del nonno, al buon senso del padre, alla sua passione per i fumetti e per la lettura, arriverà a capire per primo che l'Italia non è più un luogo sicuro per gli ebrei, mentre i grandi si aggrapperanno ancora alle illusioni. È un libro che coinvolge anche i lettori più giovani, poiché tratta problematiche adolescenziali, il rapporto con i genitori, i turbamenti legati all'amicizia e ai primi amori. La lettura, resa facile dalla passione della narrazione, propone un messaggio profondo, in quanto richiama un passato ingombrante per non permetterne l'oblio, e offre anche una chiave di lettura del presente, epoca di intolleranze e di migrazioni. Ma, mentre il degrado della civiltà viene spinto verso un punto che appare di non ritorno, un messaggio di speranza si fa strada attraverso la generosità e la dignità di chi agisce da eroe, cioè non per convenienza ma secondo coscienza. L'Istituto Ruffini di Imperia. La parola anche in questo caso all'autrice Lia Levi. Ecco, io prima che mi desse la parola dicevo non andate via, perché volevo sapere da loro come mai questa scelta a due voci, che mi è piaciuta tantissimo, le possiamo far tornare oppure... Venite di nuovo, dai. Venite di nuovo. Così facciamo ancora un applauso. Che hanno fatto di dividersi in due per timidezza, le ho fatto un dispetto richiamandole. Come vai in due sul palco, mai vi siete divisi in due? Perché alla fine volevamo leggerlo tutte e due, il commento. Questa è la spiegazione più bella, bellissima. Volevate leggerlo tutte e due. No, perché delle volte le ragazze sono timide, allora si fanno così, no? Si rafforzano uno con l'altro, invece no, è una cosa più vitale. Grazie tantissimo. Come sono state? Brave? Bravi? Adesso, prima volevo sapere il perché. No, sono state bravissime, ma io ho notato, certamente in questo mio, anche negli altri interventi, siccome è vero quello che dice, la sintesi è l'estrema funzione dell'intelligenza, la più alta, quindi siccome loro hanno senz'altro un limite di pagina,
Riescono a metterci tutto, siete state bravissime. Il fatto delle due voci dava anche tranquillità, perché un lato che mancava è stato detto dall'altra ragazza, e la storia era stata raccontata molto bene, perché nel mio libro, come anche negli altri, c'è lo sfondo storico, la vicenda privata e non è, il significato, il razzismo, la fuga, l'accoglienza. È un pochino difficile, quando si dice in poche parole, metterci tutti gli elementi, però se tu ne salti uno non è la storia. E loro con due voci hanno fatto proprio il massimo in questo. Vi ringrazio tantissimo. Io la storia posso aggiungere qualcosa, ma mi sembra che loro l'abbiano molto ben illustrata. E c'è appunto l'elemento del ragazzino genio, perché fa da filo portante, perché c'è la storia privata. La storia privata ha queste caratteristiche, una madre che ha puntato tutte le sue speranze, le sue frustrazioni sono state superate attraverso questo bambino che appare un piccolo genio, la delusione quando lui si normalizza la fa trasformare in un carattere già di per sé oppositivo, ma sempre con un rancore diffuso nella famiglia, che verso la famiglia, che fa sì di rifiute tutte le scelte della famiglia, compreso quelle nel momento del pericolo, quelle ragazze molto bene hanno accennato nel momento storico, di rifiutare la fuga, di opporsi, di renderla difficile e quindi che non parla attuare. E questo perché io racconto delle persone, e quello che a me interessa è, c'è lo sfondo storico, la storia incombe, punta un gruppo, punta una popolazione degli esseri umani, e certo determina le loro scelte, ma quanto è importante il fatto che siano esseri umani singoli, per cui la scelta non è dettata solo tu ragioni bene, tu ragioni male, ma da tutto quello che sono, dai tuoi rapporti, dalle tue frustrazioni, dalle tue insicurezze, oppure dalla tua desiderio di prevalere, oppure la sensazione che tu lo sai di più, come in fondo questo ragazzo è il più giovane, la sua frustrazione è anche, io so che bisogna scappare, lo sentiva sia col suo ragionamento che con una specie di istinto molto forte, un istinto intelligente. Eppure un ragazzo non viene ascoltato per vari motivi, fra cui quello delle posizioni della madre, e invece poi attraverso tutte le vicissitudini che sono anche piuttosto drammatiche, specie nel finale, sarà lui che con la sua forza reagirà al tuo stato di frustrazione in cui ti mette una madre che ti disprezza, che non crede in te, e sarà quello che porterà tutta la famiglia in salvo. Grazie a Lia Levi. Chiudiamo, siamo andati in ordine rigorosamente alfabetico, con Sandra Petrignani, La Corsara, in questo caso intervengono i ragazzi dell'Istituto Varalli di Milano, che accogliamo con un applauso caloroso, perché dobbiamo farli sentire a casa. Quindi vengono per la prima volta, credo, no? A Cervo, ospiti della nostra manifestazione. Sistemiamo il microfono e siamo pronti. Grazie. Chi è La Corsara? Fin dall'incipit Sandra Petrignani chiarisce che la versione femminile del corsaro Pasolini che sapeva scombussolare gli animi ribelli del post-68, l'autrice del libro mito Lessico familiare, la donna che incarnava il potere editoriale, negata a ogni altra creatura di sesso femminile, l'opinionista battagliera di grandi giornali italiani le cui posizioni stordivano, irritavano, innamoravano, la suora laica, la donna austera e triste, che raramente sorrideva, che incuteva soggezione per quel che rappresentava, per quel che era, all'improvviso non solo altro che frammenti di uno specchio che va in frantumi. Già di fronte alla targhetta d'ottone sulla porta di casa, prima ancora che Natalia Ginzburg le compaia davanti, magra, con la donna grigia a pieghe, un cardigan blu sformato, comune domestica, l'immagine che Petrignani aveva di lei vacilla e si scompone, non è più univoca. E comincia allora una lunghissima e ricchissima biografia, che è insieme storia della ragazza, della donna, madre, figlia, sorella, moglie, amica Ginzburg, ma è anche la sua biografia letteraria, la ricostruzione vivacissima del formarsi di quell'elite culturale che darà vita all'editrice Inaudi,
e per suo tramite dominerà e indirizzerà la cultura italiana dal dopoguerra agli anni Ottanta. Una biografia lunghissima e ricchissima, che però non esaurisce affatto la curiosità ingenerata nel lettore da quell'incipit. Chi era veramente Natalia Temporalia, Nat, Natasha, il buon muschiato, la donna veramente brutta ma dotata di occhi pungenti e femminili? E riuscirà l'autrice Petrignani a restituire a se stessa e ai lettori quell'immagine andata in pezzi davanti alla porta di Palazzo Naro, in piazza Campo Marzio numero 3? C'è davvero il rischio di polverizzare? C'è davvero il rischio di polverizzare la vita della malcapitata usando ogni punto come spunto per parlare d'altro, e con il rischio parallelo di non riuscire a dare una visione d'insieme e cadere nell'episodico e nell'aneddotico? Invece no, questo non succede. Si passa da una dimensione all'altra con levità, grazie alla passione della scrittrice, che coinvolge in un'operazione nostalgia, quasi un lessico familiare al cubo. Grazie all'enorme lavoro di ricerca sulle fonti, che rende il passato molto vivo e presente, grazie alla dedizione, alla sensibilità interpretativa, ogni frammento di quello specchio riflette una luce diversa, restituendo non più un volto soltanto, ma una moltiplicazione di immagini tutte vive, diverse ma coerenti, la complessità e la profondità di un essere umano. Gli applausi erano per il rappresentante dell'Istituto Varalli di Milano. Puoi leggere la recensione davanti all'autrice, è anche una bella responsabilità. Sentiamo cosa dice Sandro Petrignani. Beh, mi è piaciuta molto, mi piace molto che usa lo specchio, no? Questa metafora dello specchio, prendendola proprio dalla Ginsburg, perché la Ginsburg, che da giovane aveva visto uno specchio su un carretto, uno specchio antico che rifletteva il cielo verde della sera, no? E per tutta la vita dice che aveva cercato di scrivere così, di scrivere come in quello specchio integro, intero, che dà un riflesso limitato ma completo, no? Di qualcosa. E lei invece no, non ci riesce perché è una scrittura totalmente novecentesca, e quindi si ritrova in mano solo schegge, solo frammenti di specchi, no? E così lei racconta schegge, frammenti della realtà. Ecco, quindi mi pare che sia stato ben centrato costruire il pezzo intorno a questo elemento, che la dice lunga sulla scrittura di Natalia. Poi mi è piaciuto l'espediente retorico di dire cosa ha rischiato di essere il libro e cosa invece non è stato, quindi mi sembra un'opera, una recensione molto intelligente, capace, ecco, di utilizzare delle forme originali, e poi naturalmente è un tale complimento per me che non può non piacermi. Grazie tanto, tanto, tanto. Bene, come avete notato, stiamo cercando di dare anche lo stesso spazio a tutti i 5 finalisti di quest'oggi, presenti alla nostra serata di quest'oggi. Tra poco iniziamo con le domande, prima però spazio al nostro primo intermezzo musicale. Loro si sono conosciuti 30 anni fa, proprio qua sotto, in una delle spiagge di Cervo, e da lì in avanti è nata la loro storia, che è una storia d'amore ed è anche una storia d'amore musicale, visto che suonano insieme. Sono Nina e Simone, e questo è il loro primo momento musicale nella nostra serata di Cervo ti strega. Nina e Simone. Thank you.
Classico dei Dire Straits. Iniziamo a conoscere meglio allora gli autori finalisti del premio Strega di quest'anno. Marco Balzano, nato a Milano, dove vive e lavora come insegnante di lettere nei licei, oltre a raccolte di poesie e saggi, ha pubblicato 4 romanzi, i suoi libri sono tradotti in numerosi paesi, collabora con le pagine culturali del Corriere della Sera. Marco, come hanno preso i tuoi ragazzi, i tuoi allievi, insomma, questa cosa, il fatto che sei fra i finalisti del premio Strega, per esempio? Ma ogni insieme vale a sé perché riproduce sostanzialmente la società, quindi alcuni fregandosene bellamente, come è legittimo che sia, e una buona metà facendo un tifo generico in attesa che mi esprima io col voto di fine anno, prima di farlo eventualmente sfegatato, e una parte più da zoccolo duro invece... Molto presente, però va detto fuori da qualsiasi giocosità che un docente ha tutto il dovere di tenere fuori i propri libri dai ragazzi. Questo deve essere, secondo me, molto chiaro già quando si scrivono libri di testo, probabilmente, figuriamoci addirittura cose di fiction o di invenzione. Cioè, a scuola va comunicato chiaramente che esistono libri più prioritari da leggere che le ultime uscite editoriali, anche se sono quelle del prof. Senti, tu racconti una storia al femminile, in prima persona al femminile. Come è nata questa scelta così narrativa? Ma guarda, volevo farlo da tanto, era tanto tempo che provavo a immaginare una storia raccontata in prima persona, cioè in cui l'autore dice io ed è una donna. A volte devi aspettare che la storia arrivi e che sia quella giusta. Negli altri 3 romanzi, benché questo pensiero non ci fosse proprio dall'inizio, il primo romanzo è, come succede a molti, più spiccatamente autobiografico. Era un'idea che avevo da tempo, è nata perché la storia, questa storia qua, la storia di questo piccolo paese che non c'è più e che è stato distrutto per farci una diga, io volevo, diciamo così... raccontare quella resistenza che non è mai avvenuta, quella resistenza contro la multinazionale, contro i Golia dei Davide, diciamo così. E l'idea che lo potesse fare una donna era un'idea che evidentemente cambiava completamente la prospettiva. Il marito di Trina, la protagonista, è un uomo che mette davanti le idee e le radici esteriori
dei luoghi davanti a qualsiasi altra cosa, anche davanti all'affetto filiale. Trina, che è una donna che fino all'ultimo rimane, anche quando il paese sarà distrutto, la sua voce ci arriva da giorni molto vicini ai nostri, dove lei ci parla dal paese ricostruito, da cui si vede il lago, cioè quel lago che in realtà è una diga che nasconde le macerie delle case che non ci sono più e di tutta quella civiltà che è stata spazzata via sostanzialmente per nulla, perché la diga poi funzionerà pochi anni e quindi è stato un progresso sostanzialmente dissennato. L'idea che lei, proprio perché madre, abbia ancor prima che delle radici di luogo, delle radici affettive, delle radici di anima, e che racconti questa storia a una figlia scomparsa che non si sa dov'è, è qualcosa che forse io invidio, e probabilmente da quando sono padre ancora di più, cioè l'idea che le radici, per quanto tu possa averle, esiste uno stadio, che è generalmente quello materno nel suo senso più ampio, in cui per quanto tu possa avere radici in qualsiasi parte del mondo, le tue prime radici e quindi il tuo modo di guardare le cose sono radici di sangue, radici di figli e radici sostanzialmente del cuore. Come mai di queste vicende storiche forse si parla ancora un po' poco, secondo te? Ti sei fatto un'idea? Si parla molto poco di tante vicende, perché la storia, appunto quella che studiamo a scuola, è una brutale selezione di fatti in cui molte cose, per mille ragioni politiche, economiche, non entrano. Non c'è entrata nemmeno questo pezzo di storia d'Italia molto controversa, che è la storia del Sud Tirolo Alto Adige, di cui non c'è una sola riga nei manuali di storia dove studiano i ragazzi, perché quando si parla dell'Unità d'Italia noi finiamo il discorso sostanzialmente con la breccia di Porta Pia e la chiudiamo lì, ma non solo dell'Alto Adige, un po' se del Sud, di cui mi sono occupato più nei libri precedenti, si è parlato molto e male, e molto male, e il problema del Mezzogiorno spesso è rimasto da affrontare ancora come era da affrontare alla fine dell'Ottocento, di alcune zone dei confini del nord non si è parlato assolutamente per niente. Quello che si è consumato in Alto Adige, in Friuli, per certi aspetti in Valle d'Aosta, fino ad anni molto più vicini ai nostri, è un racconto che per mille ragioni è stato completamente espulso. E l'idea che lo scrittore possa essere un rompiballe che cerca di mettere la luce dove la luce non c'è è una delle illusioni più praticabili per chi fa lo scrittore, credo. Carlo D'Amicis, a questo punto il gioco. Carlo D'Amicis è nato a Taranto ma vive e lavora a Roma, è autore del programma di Rai 3 Quante Storie, conduttore e autore del programma di Radio Rai 3 Fahrenheit, che bello, un collega quasi, insomma, sono particolarmente contento. Gioca anche nella Nazionale Scrittori Osvaldo Soriano Football Club, che non sapevo esistesse, invece scopro esiste anche la Nazionale Scrittori. Come gioca Carlo D'Amicis? Ma intanto giocavo. Insomma, c'è un'età per tutto e l'età del gioco del calcio direi che è stata superata. Insomma, sono andato avanti un po' come quando si buca una gomma della macchina e si continua ad andare. Quando ho sentito proprio il rumore metallico del cerchione ho detto che forse era il caso di smettere, insomma, infatti le mie ginocchia sono ridotte più o meno una ferraglia. La domanda era... No, era la mia curiosità calcistica, però insomma, quindi le domande serie... Giocavo a centrocampo, sì. Dunque, per Carlo un ritorno allo Strega a cadenza decennale, giusto? Insomma, che differenza c'è rispetto al passato, come lo affronti? Non è voluto, però effettivamente ho partecipato non entrando in cinquina sia nel 98 che nel 2008 e quindi nel 2018, contrariamente a quanto si dice, non c'è due senza tre, invece c'è stato un cambiamento di percorso ed eccomi qua. Comunque, quali differenze di stati d'animo? Beh, insomma, naturalmente quest'anno c'è la soddisfazione aggiuntiva di questa ulteriore selezione per la cinquina. Devo dire che ormai a distanza di 20 anni, insomma, il Premio Strega l'ho visto anche non crescere, perché è un'istituzione culturale che naturalmente
spicca, direi, nel panorama letterario italiano, ma insomma sicuramente l'ho visto anche aprirsi libri e naturalmente anche a sguardi diversi, insomma, da un paio d'anni, ma adesso non voglio sostituirmi naturalmente al ruolo di Stefano Petrocchi, che può spiegarlo meglio di me. La giuria si è ulteriormente allargata, sono stati inseriti appunto anche dei lettori che fanno meno parte di quella cerchia di cosiddetti amici della domenica e che quindi leggono i libri anche da posti piuttosto defilati, come gli istituti italiani di cultura all'estero. Tra 3 giorni andremo a San Pietroburgo a trovarne uno, quindi insomma porteremo il premio Strega anche lì. Carlo, il tuo libro è stato giudicato non adatto ai ragazzi, quindi i ragazzi nella selezione dedicata al premio, alla sezione Strega Giovani, non hanno letto il tuo libro. Sei d'accordo con questa decisione? Secondo te hanno sbagliato? È giusto? Mi fai una domanda molto complessa, molto articolata. È una decisione che rispetto, non parlerei di censura. La censura è un divieto di accesso, insomma, nessuno vieta a un ragazzo di leggere questo libro, quindi è un'indicazione che il premio Strega ha dato e io la rispetto, in parte anche la condivido. Naturalmente c'è da farsi una domanda se si pensa, no, lo accennavo anche nell'intervento precedente, a quanto sia facile per chiunque, non solo per un ragazzo, accedere alla pornografia oggi. Quindi, insomma, sapendo che tanti ragazzi sono per ore da soli davanti a uno schermo, davanti appunto a internet, basta un click, insomma sembra quantomeno un po' anacronistico sconsigliare la lettura di un libro che, come provavo a spiegare prima, approccia l'eros in maniera in realtà diametralmente opposta, perché laddove la pornografia è un percorso solipsistico che porta a un distacco da sé e dalla realtà, invece insomma credo che questo discorso intorno all'eros vale esattamente nella direzione opposta, quindi in qualche maniera considerare, accettare questa dimensione così intima per arrivare a comprendere qualche cosa di più di se stessi e degli altri. Quindi insomma c'è da fare un ragionamento articolato nel quale credo poi un posto importante abbia anche la considerazione, la valutazione di questa categoria che io tendo un po' a rifiutare, nel senso che non mi piace molto, anche se poi capisco che c'è un'oggettività e c'è quindi anche una legittimità, una plausibilità a parlare di una categoria giovani. Però insomma io penso che in realtà i giovani siamo tutti diversi tra di loro, siamo degli individui. Quando io avevo la loro età non mi sentivo necessariamente vicino al mio compagno di banco e magari mi sentivo molto più affine a un adulto, insomma, lontano appunto dalla mia età, da quello che facevo, dai miei percorsi, no? Quindi è una delle tante categorie in cui tendiamo a dividere il mondo. Io penso, e qui l'allusione è abbastanza chiara, che meno ci leghiamo alle categorie e quindi più guardiamo la singola persona, il singolo individuo, e meglio è in questo momento specialmente. Quindi insomma evitare le grandi generalizzazioni secondo me conviene sempre, anche quando si parla di giovani, ma non solo quando si parla di giovani. Lo scorso anno un suo libro è diventato un film, Le Carré, John Le Carré disse una volta: vedere il tuo libro trasformato in un film è un po' come vedere il tuo bue trasformato in un dado. Com'è stato invece per te vedere il tuo libro che è diventato un film, come ti è sembrato? Ma ti riferisci a un romanzo che si chiama La guerra, che si chiama La guerra dei cafoni? Sì, insomma, è stata una bella esperienza anche perché ne sono stato coinvolto. Quello che normalmente avviene nel cinema quando si decide di fare un film tratto da un romanzo è di prendere lo scrittore e di metterlo fuori dalla porta. Nel mio caso invece le cose sono andate diversamente, sono stato in qualche modo parte, anzi direi in un modo abbastanza coinvolgente, parte di questo progetto, ed è stato bello, devo dire, anche intervenire per cambiarlo, per modificarlo, insomma, perché poi io credo che i personaggi siano proprio come le persone, insomma, non necessariamente legati a un unico comportamento. Se un personaggio regge nella sua umanità, può anche permettersi di rimanere se stesso facendo altre cose, e il passaggio dalla letteratura al cinema permette anche questo tipo di variazioni.
Grazie, grazie a Carlo. Carlo D'Amicis, il gioco. Elena Janecek, la ragazza con la Leica. Elena, nata a Monaco di Baviera in una famiglia ebreo-polacca, vive in Italia da oltre 30 anni, è stata protagonista di molti incontri sul tema della Shoah, offrendo sul tema il suo pensiero e le sue idee. Elena, che è in testa alla classifica dopo giusto il primo giro di votazioni, non so come, se scaramantica, se esiste una forma di, come dire, superstizione anche nel mondo degli scrittori? Più che scaramantica, sono assolutamente certa che tutto può succedere, cioè è realismo, non scaramanzia. Ok. Colpisce subito, ovviamente, leggendo il suo libro, la grande cura, la grande ricerca che è stata fatta, che metodo è stato utilizzato, se c'è stato un metodo in particolare che ci può raccontare? Dunque io sono partita naturalmente dalla biografia di Gerda Taro, che è il centro, più che no, in questo caso il centro del romanzo, quindi è la protagonista ma anche qualcosa di più della protagonista, come il cuore, il pulsante di questo romanzo. Esiste una biografia molto molto buona, che è anzi l'opera attraverso la quale lei è stata riscoperta, restituita al suo ruolo autonomo di fotografa, anche perché la studiosa tedesca che ha fatto questo lavoro nel corso di lunghissimi anni, ha contemporaneamente rimesso insieme le sue foto, cioè le ha riscoperte negli archivi, oppure è andata nel fondo dove sono custodite nell'International Center of Photography di New York, distinguendo le foto di Gerda Taro da quelle di Robert Capa. E quindi sono partito da questo materiale, ho preso contatto con lei, che è stata molto molto disponibile nei miei confronti per mia grandissima fortuna, e da lì ho cominciato a ricostruire cosa più difficile e per molti aspetti anche più delicato, perché è sempre molto un rischio quello di appropriarsi della vita delle persone per farne letteratura, no? Delle persone realmente esistite. E quindi ho fatto tutto quello che potevo fare in termini di ricerca sui tre personaggi che fungono da narratori di questo libro, e terza cosa che ho cercato di fare è di lavorare tanto sul materiale iconografico, cioè sulle foto di Gerda, sulle foto di Capa, su altre fotografie, cioè è come se il testo, il racconto fosse anche un continuo dialogo con il mezzo espressivo della fotografia, perché la fotografia, non ogni fotografia racconta, ma le loro fotografie erano fatte per raccontare, per testimoniare, per insomma, per dare quel tipo di contenuto, cioè uno still life di pere e mele non racconta un granché, no? Però queste foto chiaramente cioè il racconto per immagini chiama la parola, tant'è vero che noi dentro a un giornale o dove vediamo una fotografia di solito abbiamo una didascalia anche minima che ci spiega, che ci dà delle chiavi per interpretarla, no? E a me affascinava questo rapporto, innanzitutto, poi mi sembrava anche giusto in qualche modo includerlo nel lavoro, visto che anche il rispetto dei personaggi che sono il centro di questo romanzo e di Gerda Taro in particolar modo. Similitudini tra la situazione politica che lei racconta nella Germania, nella Spagna di quegli anni, e quello che succede nei giorni nostri? Ma intanto, ahimè, ci sono purtroppo, cioè io quando ho cominciato a scrivere questo libro avevo probabilmente
fra tante storie, questa era quella che mi ha poi catturato, perché sentivo un po' nella panza che c'erano cose nell'aria che non mi piacevano e che somigliavano a quelle di che si stavano delineando allora. Cioè, io ho cominciato a lavorarci nel 2011 o 2012, qua, tra l'altro in un periodo in cui mi capitò di andare molto molto spesso in Germania, e c'era questo accanimento in Germania contro la Grecia, no? E quindi c'era la crisi della Grecia, e poi appunto anche appunto l'Italia che cominciò ad andare in crisi, e questa insistenza sul fatto che bisognasse tagliare. E questo poi, andando a vedere cosa successe negli anni 30 in Germania, dove queste politiche che crearono disoccupazione, che crearono fabbriche che chiudevano, negozi che ceto medio, medio basso, andato in rovina, no? Cioè, ci fu poi a un certo punto un crollo, e quel crollo di speranze, aiutò moltissimo l'ascesa del nazionalsocialismo. E questo, ahimè, è una cosa che secondo me, in questo clima di imbarbarimento che secondo me noi oggi stiamo respirando, è presente. Cioè il senso del non sappiamo più dove andare a sbattere, non vediamo una via d'uscita, e quindi cominciamo l'unico valore che riusciamo a dare al nostro presente, al nostro futuro, è quello di credere che qualcun altro è peggio di te, inferiore di te, no? E questa è una cosa. E poi c'è la tematica invece dei profughi, perché loro, appunto, Gerda scappava da Germania, Kappa scappava dall'Ungheria, poi quando viene sconfitta la Spagna repubblicana arrivano questi profughi repubblicani in Francia, vengono trattati malissimo, vengono tenuti in delle strutture uguali a quelle oggi delle isole greche, e tutto ciò è abbastanza angosciante. Poi appunto nell'imminenza, visto che questo libro un po' non si ferma proprio solo con la morte di Gerda nel 37, ma va oltre, insomma. Cioè, l'unico periodo che in qualche modo evoca senza toccarlo mai è proprio quello della Seconda Guerra Mondiale. Però a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, quando loro devono tutti quanti scappare, cioè Kappa si sente, o a un certo punto, soprattutto nella postilla, c'è appunto invece la Seconda Guerra Mondiale, loro sono ebrei, sono socialisti, devono scappare dalla Francia a tutti i costi, dalla Francia non si riesce più a scappare, e le navi per mettersi in salvo, cioè oggi noi leggiamo Albert Einstein o appunto Hannah Arendt, Simone Weil, Max Ernst, vissero, che ne so, a Parigi e poi a New York. Ma il fatto che questi non era affatto certo che ce la facessero di arrivare in là, no? Che c'erano delle gabole burocratiche assurde, che queste navi, i passaggi sulle navi te li vendevano a prezzi di strozzinaggio. Cioè, non dico che è come adesso, perché adesso per certi aspetti è pure peggio, ma il meccanismo è lo stesso, no? Che tu da una parte hai gente che si compra tranquillamente il passaggio in nave, e dall'altra parte hai dei disperati in pericolo di vita che non sanno, no, come uscire a salvarsi la pelle. Io mentre lavoravo su questo libro, non sapevo esattamente quanto, ahimè, potesse diventare attuale. La cosa inattuale però forse è quella a cui tengo di più, cioè la cosa più inattuale, tra virgolette, a cui tengo di più, è che questo è un libro che racconta lei, e racconta delle figure di ragazzi intorno a lei che sono praticamente gli stessi di cui si parla nel libro a Torino e dintorni, nel libro di Sandra e a Genova, nel libro di Lia, che nonostante tutto furono lucidi nell'affrontare questa situazione e avevano una gran voglia di vivere, che forse è una cosa che chiediamoci perché a noi ci viene così difficile.
Grazie, Elena Janicek. Lia Levi, questa sera è già domani. Lia Levi di famiglia piemontese, vive a Roma, dove ha diretto per 30 anni il mensile ebraico Shalom. Nel 2012 le è stato conferito il premio Pardes per la letteratura ebraica e ha vinto quest'anno il premio Strega Giovani, e credo sia anche stata un po' sorpresa forse di questo premio che le è arrivato dai lettori più giovani, giusto? Sì, infatti ho avuto questa sensazione che uno descrive poi così nell'immediato, che siccome potrebbe sembrare un modo di dire, di complimenti, dire ah non me l'aspettavo, no? Una frase di quelle pronte, invece proprio non me l'aspettavo. Quando ho sentito dire il mio nome mi sono guardata attorno, mi devo alzare, ed è stato così. Però è stato un grande piacere, che naturalmente l'Iperice ha il piacere di essere stata scelta, di avere il premio. E poi nei tempi lunghi, cioè ripensando anche come simbolo, cioè t'hanno scelto, hanno letto il libro, hanno partecipato, ma anche un simbolo che i giovani non sono lontani da queste cose, non hanno la sensibilità, non hanno l'insensibilità verso il problema. E infatti ho avuto la dimostrazione che nel tema della maturità, no? Che è stato dato 2 giorni fa, questi che hanno scelto la trama, quella su Giorgio Bassani, e in cui viene rappresentato il razzismo attraverso un episodio che è proprio la formula mia, degli scrittori, che non è che racconto l'hanno cacciato via da scuola o come lì dalla biblioteca pubblica, c'è la scena, tu te ne vai, questo è il racconto rispetto alla storia. La storia grande che entra nella storia piccola, ma anche viceversa, giusto, nel suo libro, perché anche insomma poi le varie incroci sono quelli, no? Giusto, il passaggio dalla storia grande, quella che vi definite la storia grande, in quella che è la storia delle persone, e di come poi la storia delle persone finisca nella storia quella con la S maiuscola. Certo, non me l'ho quasi detto prima, ho bruciato con questa domanda, ma è sempre lì. La storia, sì, la storia si fa piccola, la storia, entra nei corridoi, entra nei destini individuali, nei litigi familiari, nei contrasti, nello stesso tempo però se riesci, adesso non dico io riesco, dico se riesci, questa storia piccola ridiventa grande, perché c'è la storia, no? C'è la grande storia, poi tu la tratti in modo simbolico, ma c'è, è quella che ti determina i destini. Non avevo detto che il suo romanzo è ambientato anche nel nostro territorio, è ambientato nella nostra regione, a Genova, giusto? Sì, perché parte da una storia vera che io l'ho detto in fondo, no? Perché non volevo subito svelare un fatto personale anche molto privato, e la storia di mio marito, che gli episodi raccontati sono quasi tutti veri, naturalmente reinventati attraverso la letteratura, perché l'invenzione letteraria non è che corrisponda alla vita, vita e letteratura vanno in parallelo, ma c'è un altro modo di raccontare, e gli episodi raccontati sono tutti veri, tutti però incastonati in una trama, e si svolgono a Genova. Mi avevano tante volte chiesto nel giornale se mi ricordavo la strada dove stare, dove stava, adesso l'ho trovata, Casa Regi si chiama. Ok, quindi c'è anche un'indicazione più precisa di così. Sono passati 80 anni dalle leggi razziali, eppure insomma voglio dire, forse la storia a volte non ci insegna abbastanza, non impariamo dalla storia. Non ci segna abbastanza. Tutto questo è molto triste. Da un lato mi è stato anche la storia non insegna, no, il fatto che tu apprendi degli avvenimenti così tragici non è che fa sì che tu dopo non scelga e non ci ricaschi, perché non è in questo senso il deterrente, però è che invece esiste una parte della popolazione, la parte civile, sensibilizzata di più. Allora io vi dico, mentre il paragone è questo, quando sono venute le leggi razziali del fascismo, Mussolini e chi per lui ha dichiarato per scritto è tempo che gli italiani si dichiarino francamente razzisti. Adesso i peggiori razzisti, che magari vediamo, dicono che non sono razzisti.
E questo è già un passo avanti, no? E sembra così. Non siamo razzisti, ma il problema c'è, va risolto così, ecco. Ecco, allora qualcosa la storia, pochissimo. Però è questa sensibilizzazione che esiste attraverso chi racconta, i ragazzi che leggono, lo fanno proprio, e questo è l'unico lavoro che per ora possiamo fare. Grazie, Lia Levi. Sandra Petrignani, nata a Piacenza, scrittrice, giornalista, ma anche blogger, leggo, ha vissuto a lungo a Roma, oggi vive nella campagna umbra insieme al marito, 2 cani, 4 gatti e 7 galline. Un'immagine... Beh, le galline vanno e vengono, poverine. Ah, no, dobbiamo aggiornare. Adesso mi pare che sono 5, ma sono morte di morte naturale. Ah, ok, quindi possiamo stare tranquilli. Partiamo invece in questo caso dalla scelta del titolo, perché l'opera si chiama La Corsa. Sara, i ragazzi l'hanno già detto benissimo. È chiaro che richiama Pasolini, gli scritti corsari di Pasolini, però Natalia Ginzburg cominciò a collaborare al Corriere della Sera scrivendo in questo modo Pugnace ben 3 anni prima che Pasolini cominciasse a collaborare con i suoi scritti corsari. Ecco, allora anche questo è un titolo di merito femminile di una protagonista, e mentre si parla giustamente tanto di Pasolini e di quanto ha inciso, ha creato polemiche attraverso i suoi articoli sui giornali, ecco, mi piace che sia detto anche della Ginzburg, perché aveva un ruolo del genere. Ecco, quindi io ho dato risalto nel titolo a questo lato della sua storia, meno presente e però molto molto importante, perché ci sono tanti titoli che raccolgono la parte saggistica, giornalistica di Natalia Ginzburg, che sono titoli dalle piccole virtù a Mai devi domandarmi, all'attesa che è uscita dopo la sua morte. Ecco, e tanto materiale ancora io l'ho trovato negli archivi dei giornali, perché non è stato raccolto. Ecco, è importante, direi, quanto i suoi cosiddetti romanzi, che poi romanzi veri e propri non li ha mai scritti. Il suo incontro con la Ginzburg non è stato proprio incoraggiante, no? Allora faccio raccontare a lei. Ma infatti io mi maschero, diciamo, dietro una specie di biografia che avrei voluto scrivere. In realtà poi dei lettori molto molto sensibili hanno capito che questo è un libro che mi appartiene profondamente. E uno di questi, fra l'altro, è Malcolm Einaudi, che è nipote di Giulio Einaudi, che mi ha aiutato soprattutto nella ricostruzione dei primi anni einaudiani moltissimo, perché lui è il direttore è il presidente della Fondazione Einaudi adesso. E ecco, per esempio, lui, presentandomi al Salone di Torino, mi ha rivelato a me stessa in qualche modo, perché partendo da questo primo capitolo in cui io dico che Giulio Einaudi mi rimprovera perché faccio sempre così coi capelli, e poi faccio un altro gesto di mettere le dita in mezzo ai libri così, e mi fa: non lo fare, perché lo faceva Cesare Pavese, è un gesto suicida, e mi ha agghiacciata, quindi certo io... ecco. E poi l'altra cosa è questo famoso primo incontro, famoso nel senso che l'abbiamo citato adesso, primo incontro con Natalia. Io ero molto giovane, le avevo mandato un manoscritto, lei gliel'avevo mandato in quanto donna, in quanto naturalmente, aiuto, piove, scappiamo. Questo non l'avevamo messo in preventivo. Resistiamo, mi state a sentire lo stesso. E va bene, la farò breve, e lei fu molto severa, era una donna molto severa. E praticamente distrusse, almeno momentaneamente, le mie belle speranze di scrittrice. Cioè, mi disse: non esiste questo libro. Proprio lei non aveva capito, non poteva neanche giudicarlo. Beh, pace. E dopo però diciamo mi ha incoraggiata, sono successe altre cose carine, un po' l'ho frequentata, e quindi diciamo che avrebbe dovuto già risolversi quella ferita iniziale. In realtà, tornando a Malcolm, e Malcolm mi ha fatto capire che quella ferita io l'ho chiusa solo adesso, dedicandole un libro intero, e devo dire che poi ci ho pensato ed è vero, quindi è un libro che parla di lei, parla della sua grande generazione, di quella Torino
meravigliosa, antifascista, quella cospirazione alla luce del sole che è stata una grande invenzione dell'antifascismo italiano, e poi parla della sua vita appassionata, dei suoi amori, dei suoi figli, dei suoi grandi dolori e soprattutto della sua opera, naturalmente, le sue grandi amicizie, Pavese, Elsa Morante, Moravia. E, insomma, è una vita ricca, è una vita emozionante, è una vita che ha significato tanto, no? Per la nostra tradizione, per la nostra cultura. Quindi è stato bellissimo studiarla, apprezzarla, scriverla, raccontarla, però credo che veramente il cerchio si è chiuso quando ho capito che la cosa mi riguardava molto più di quello che credessi. Certo, che uno incontra un mito e chiede un parere e subito dice no, il libro non l'ho capito, non va bene. Cioè, quindi bisogna anche non lasciarsi abbattere, no? Io ho avuto subito una grande fortuna, che diciamo che poi un altro scrittore molto diverso da Natalia, e che era un grandissimo, sarà stato il migliore amico del suo secondo marito, e si chiamava Giorgio Manganelli, questo scrittore, e invece mi prese molto sotto l'ala, mi fece grandi editing, mi disse beh, tutte delle parti via, e mi faceva dei segnacci blu, degli altri erano rossi e ci potevo un po' riflettere, ecco, e qualcosa andava bene. Insomma, questo scartafaccio che ho portato a Natalia in realtà poi si è ridotto a un librino di neanche 100 pagine, quindi diciamo che Natalia le sue ragioni ce l'aveva sicuramente. Io ho seguito la diretta quando è stata svelata la cinquina, le ho detto io ma perdo anche a tombola, ha detto sì, questo è vero. Non è molto competitivo. Io sono una gran giocatrice, a me piace molto giocare, tombola, risico, burraco, cioè mi piace tanto giocare, e mi arrabbio anche molto perché non siamo mai, qualche volta vinco pure, però insomma è un po' raro e mi arrabbio molto. Sì. Va bene, allora a voi. Rimanete qua con noi perché non piove innanzitutto, e perché le domande, quelle intelligenti, adesso arrivano dai ragazzi fra qualche istante. Prima spazio ancora alla musica, Nina e Simone. Con un applauso da te. Grazie mille. Volevo dire due parole di questo brano perché è il nostro primo e unico brano che abbiamo scritto proprio noi, e abbiamo preso l'ispirazione da un libro di Frederick Bachman che si chiama Uwe, l'uomo che metteva a posto il mondo, perché noi ogni sera da oltre 20 anni concludiamo la giornata e leggere un libro insieme, e questo libro qua ci ha proprio preso. Uwe è un gran rompiscatole, ma pian piano leggendo il libro e conoscendolo meglio ti entra sotto pelle e poi dopo è impossibile non amarlo. E il testo del brano è come se lo cantasse lui a una persona a cui voleva molto bene. Searching to find the brightest shining.
Simone, bravi, il brano lo trovate anche gratuitamente, lo potete scaricare dal loro sito Nina e Simone. Nuovamente spazio invece ai ragazzi, cominciamo con l'Istituto Aicardi di Sanremo, rappresentante dell'Istituto per la prima delle domande di questa sera fatta dai ragazzi. Un applauso per l'Istituto Aicardi. Arriva. Ragazzi, comunque, buonasera. Abbiamo problemi di mal di gola, allora ci sono io. Ok. E dunque, la mia domanda è stata un po' anticipata prima, perché è sul regolamento. E infatti la rivolgo al direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. E, abbiamo sentito che sono stati dei cambiamenti al regolamento. E vorremmo sapere perché sono stati fatti questi cambiamenti? E noi rivolgiamo direttamente la domanda al diretto interessato, che riusciamo a fare. E anche un'altra cosa. Vai. E se ci sono eventualmente modifiche pensate per il futuro? Se ci sono altre. Allora, è una domanda molto tecnica. Dunque, sì, per farla breve. Per molti anni il regolamento del premio non è cambiato, si accedeva alla prima selezione quando due amici della domenica, cioè due del corpo storico votante del premio, presentavano il libro e lo candidavano, diciamo, portandolo all'attenzione degli altri votanti. Da quest'anno abbiamo ridotto a uno. La motivazione era quella di avere, volevamo avere più possibilità di scelta. Pensavamo, e così è stato, che diminuendo, diciamo, lasciando più libertà di presentare libri agli amici della domenica, avremmo avuto una possibilità più ampia, più titoli su cui scegliere i 12. Così è stato, da 27 di media siamo arrivati a 41. Poi abbiamo dato la possibilità al comitato direttivo, qualora non fosse soddisfatto, e così non è stato quest'anno, dei libri presentati dagli amici della domenica, di scegliere eventualmente autonomamente altri titoli. Insomma, volevamo avere uno sguardo più ampio. Non è stato così, eravamo molto soddisfatti della selezione dei 41, per cui non è stato neanche facile scegliere fra quelli i 12 libri che hanno concorso quest'anno. E, ci saranno altre modifiche in futuro? Crediamo di no. Negli ultimi anni è cambiato molto il premio, l'anno scorso, come ricordava Carlo D'Amicis, abbiamo allargato molto la giuria. Abbiamo pensato che questa nuova struttura del premio fosse più adeguata per presentarsi per questo e per gli anni prossimi. Quindi per ora stiamo bene così, ma insomma teniamo d'occhio la situazione. Grazie. Grazie. Grazie a Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. Liceo Cassini di Sanremo. Un ragazzo, sì, arriva un ragazzo accompagnato dall'applauso del pubblico, anche perché deve sfidare i gradini e riesce a guadagnare il microfono, perfetto. Ciao, la tua domanda per chi è? Buonasera. Allora, vai. Volevamo
Volevamo chiederle, e se potesse incontrare Gerda, che cosa le chiederebbe? Quindi domanda per Elena Ghiaccio. Sì. Sì, sì, si sente. Io le chiederei come si fa a tenersi gli ex fidanzati, fidanzati futuri e quelli attuali sempre lì pronti, però lei mi farebbe una risata e mi direbbe o sei capace o non c'è speranza. Grazie. Bella domanda e, come dire, bella risposta. Liceo Aprosio di Ventimiglia, un ragazzo del liceo Aprosio. Anche il liceo Aprosio di Ventimiglia partecipato come scuola alle votazioni dello Strega Giovani. Due rappresentanti del liceo, doppia domanda, vai. Buonasera, noi volevamo chiedere alla signora Lia Levi. E noi abbiamo potuto apprezzare nel suo libro la figura di Alessandro. Un po' più vicino al microfono, vai. La figura di Alessandro che cresce con succedersi degli eventi. E volevamo sapere fino a che punto la guerra e comunque lo scenario storico ha potuto influire su poi l'evolversi dei personaggi, sui loro punti di vista e le loro prospettive. Cioè quanto possa entrare nella vita privata la guerra e come ha cambiato anche la visione di Alessandro verso, per esempio, la madre. Sì, sì, è una domanda, ma non funziona? Va bene, siete in due, io sono destinata a avere due. C'è un altro, c'è la coppia oggi. Poi dopo c'è una replica. No, io veramente avrei una domanda per Marco Balzano. Ah, ecco, no, lo siete preparati. Vabbè, sono venuti in due. No, è una domanda davvero che mi piace moltissimo, perché uno dice è cambiato, il ragazzo ha riacquistato la sua forza, fino a che punto sono stati elementi interni o come la difficoltà esterna, no? Perché la persecuzione, il ragazzo è giovato invece alla sua presa, no? La presa di forze. Beh, io devo dire sì, la seconda ipotesi è quella giusta. Malgrado tutto, la madre riusciva a distruggerlo manifestandoli continuamente, non tanto l'opposizione. L'opposizione ci si ribella a una madre che ti attacca, ma una madre che ti disprezza ti sfalda da dentro. E quando ha acquisito, è stato lo terrore. Il terrore, è strano questo, il terrore di quello che stava succedendo, che sentiva che nessuno lo coglieva, è stato talmente forte questa forza dentro di paura che ha fatto sì che diventasse forse grande in quello, no? È diventato grande e in più l'opposizione che ha suscitato in lui, il desiderio di salvarsi, l'ha reso forte e quindi è stata una cosa negativa che si è trasformata in positiva. Grazie mille. Grazie. Seconda domanda allora del liceo Aprosio. Allora, volevo chiedere se ci sono affinità fra lei e i suoi personaggi, ad esempio nel carattere, nella psicologia, nella voglia di restare nel loro territorio. Io l'avevo detto che le domande dei ragazzi erano poi meglio di quelle del presentatore. Ma guarda, non necessariamente. Però quando scrivevo la terza parte, in cui Trina insieme al marito va casa per casa a cercare di, diciamo così, chiamare gli abitanti per andare, per organizzarsi, per cercare di fare qualche forma di protesta verso la Montecatini, in realtà a un certo punto credo che mi sia venuto in mente, mi è già capitato di dirlo, una poesia di Fortini che si studia a scuola e che si intitola Traducendo Brecht. In questa poesia Fortini alla fine dice: il mondo è in mano ai cattivi, la poesia non muta nulla, eppure tu scrivi. E sostanzialmente penso che è una cosa che stia bene sia per questo protagonista, per Trina, che sa benissimo come finiranno le cose, lo sappiamo dall'inizio, tanto che non abbiamo avuto problemi a metterlo in copertina, che il paese sarà allagato, che casa sua sarà distrutta.
E in fondo penso che un personaggio di questo genere e lo scrittore non fanno molto, non fanno una cosa diversa. Praticano e abitano la parola anche quando sanno che non ti salverà. Perché in fondo l'idea che la parola ci salvi, che la parola ci renda felice, tutte queste cose qua, sostanzialmente stanno a zero. La parola serve a dare i nomi ai nostri desideri, alle cose che vogliamo, e a dare dignità alle cose che sono state distrutte in una maniera ben più violenta del giusto. Grazie mille. Grazie. L'Istituto Varalli di Milano. Ragazzi dell'Istituto di Milano. Un applauso anche per lei. Domanda per Sandra Petegnani. Allora, io ho letto che quando si scrive una biografia si rischia sempre di fare un po' di agiografia, cioè di santificare il proprio personaggio. Lei crede che ci sia questo rischio nel suo libro? Non ho capito, lei crede? Se ho fatto agiografia. No, io spero di no, perché... No, insomma, il rischio dipende. Se sei un serio biografo non c'è questo rischio. Certo, se sei appassionato della materia è meglio, credo, perché il libro, la storia diventa più calda, ecco. Però io sono stata particolarmente attenta a non fare un santino, proprio anche perché diciamo che l'iconografia di Natalia Ginzburg tende un po' al santino, no? Lei è eternamente la vedova inconsolabile di un eroe, di un grandissimo eroe della patria, che è il primo marito Leone Ginzburg, e tendiamo a vederla così e come l'autrice di un unico grande libro, Lessico familiare. No, Natalia Ginzburg è stato un grosso personaggio, piena di luce, piena di ombre, per niente santa. E, però ecco, spero davvero di non aver fatto geografia, perché il personaggio poi implicava appunto tante sfaccettature che in qualche modo mi hanno salvato anche da questo rischio. Grazie. Va bene, grazie. Stefania Sandra, la professoressa Stefania Sandra del Liceo Cassini, la domanda per Carlo D'Amicis. Una curiosità. Ha conosciuto, per ispirarsi, per trovare ispirazione per questa storia particolare, ha conosciuto persone come Leonardo, come Eva, o anche come Giacomo, che è un personaggio che non ho citato nella mia piccola commento, ma che ha peso nella storia. E di seguito un'altra curiosità. La loro estrazione sociale diversa ha un peso all'interno delle scelte che fanno e del discorso complessivo del romanzo? Ma non è facilissimo conoscere quel mondo, ma ho cercato di farmi un'idea. E la cosa che mi ha colpito particolarmente, che è anche un po' forse, non dico alla base, ma insomma è stata una delle scintille sicuramente per far partire la narrazione, è proprio il rendermi conto che questo tipo di trasgressione era molto legata a dei livelli socioculturali alti. Questo per me è stato anche abbastanza sorprendente, cioè normalmente uno pensa che diciamo, i comportamenti irregolari dal punto di vista della sessualità sono legati appunto a strati sociali più bassi. Invece insomma, mi sono reso conto, un po' lo sospettavo, ma insomma, che quel tipo di eros è molto legato a una attitudine cerebrale e intellettuale molto forte, insomma. E in realtà, un po' scherzando, posso dirle che non ho conosciuto tantissime persone che praticano il gioco, ma ho conosciuto tantissimi intellettuali che potrebbero farlo, e quindi in qualche maniera diciamo che i due mondi mi sono sembrati molto più vicini di quanto uno potrebbe sospettare, e questo sicuramente ha fatto scattare un'ulteriore curiosità. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Prima di arrivare al termine della nostra serata, io lascerei però spazio agli autori, ai protagonisti di questa serata, per una
breve lettura di alcune righe delle loro opere, dei loro libri. Iniziamo, in questo caso andiamo in ordine di palco, e quindi iniziamo da Sandra Petrignani, La Corsara, un microfono all'autrice. Ecco. Siccome abbiamo citato Leone Ginsburg, prima vi leggo qualcosa che lo riguarda. Le ultime parole dell'ultima lunga lettera che Leone scrive a Natalia dal carcere sono: sii coraggiosa. Ma prima le dà alcune precise indicazioni di vita, perché fino alla fine Leone resta se stesso ed è un maestro, una guida. La mia aspirazione è che tu normalizzi, appena ti sia possibile, la tua esistenza, che tu lavori e scriva e sia utile agli altri, le dice. Sandro Pertini, rinchiuso anche lui a Regina Coeli in quei giorni, le racconterà che Leone, uscito sanguinante dall'ultimo interrogatorio, si era preoccupato di dire ai compagni che il problema, dopo, sarebbe stato di non odiare tutti i tedeschi. Bisognava distinguere i tedeschi dai nazisti. Questo è Ginsburg. Malgrado la luce fioca e molto alta nell'infermeria, per cui deve scriverle quasi alla cieca, gli preme passare il testimone alla donna amata, della quale conosce la fragilità. Attraverso la creazione artistica ti libererai delle troppe lacrime che ti fanno groppo dentro. Attraverso l'attività sociale, qualunque essa sia, rimarrai vicina al mondo delle altre persone, per il quale io ti ero così spesso l'unico ponte di passaggio. Poi saluta i figli e le rivolge parole d'amore. Come ti voglio bene, cara. Se ti perdessi, morirei volentieri. Ma non voglio perderti. E non voglio che tu ti perda, nemmeno se, per qualche caso, mi perderò io. Ti amo con tutte le fibre dell'essere mio. Ti bacio ancora e ancora e ancora. Sii coraggiosa. Grazie. Elena Janecek, la ragazza con la Leica. Sì, questo è l'incontro, l'inizio dell'amicizia tra Ruth, che ha 5 anni meno di Gerda, e Gerda. Ma Ruth non avrebbe mai immaginato che a partire da quel giorno, ogni volta che una lezione di cucina o metodo Gabelsberger coincideva con gli orari del liceo, Gerda l'aspettasse davanti al cancello che affacciava sulla Döllnitzer Straße. Stava lì, la schiena appoggiata contro le grate di ferro battuto, talvolta con l'ombrello aperto, più spesso appeso al braccio, quasi sempre fumando. Come una sorella grande, una donna che si è data un appuntamento con un uomo che arriverà senz'altro. L'edificio le gettava addosso la sua ombra scura e asimmetrica, allungata dal contorno dei timpani e gradoni, neogotici orpelli che graziavano a un'altezza inutile la mole grigia dell'istituto. Era irrequieta nel suo modo naturale, sola e minuscola rispetto al flusso delle liceali, era l'autonomia fatta persona. Grazie. Via Levi, questa sera e già domani. Ecco, non ti può scherzare. E quando si prospetta la prima possibilità di salvezza e il marito lo racconta in famiglia, il consolato ha preparato un piano studiato apposta per noi. Te l'ho appena detto, scandì Mark lentamente. Il suo sguardo vagava fuori dalla finestra come se potesse già vedersi di fronte un mondo che stava comunicando con nuove lettere nel suo alfabeto. La guerra, l'Italia dalla parte di Hitler, lui e la sua famiglia diventati cittadini nemici, l'arresto, la detenzione. Mark parlava con tono neutro, quasi tranquillo. Adesso sapeva che c'era una soluzione ad attenderli alla fine della strada. Il consolato si occuperà di tutti i particolari del nostro trasferimento in Inghilterra. I soldi, i valori, gli attrezzi da lavoro li faranno arrivare in valigia diplomatica. Era questa la notizia che voleva trasmettere fin dall'inizio. Ci stanno salvando, disse in passato a bassa voce. Seguì un lungo silenzio
I colpi che Emilia assestava sulle tovaglie risuonavano come un incontro di pugilato. L'Italia non andrà mai in guerra. Gli altri la vogliono fare? Si accomodino, sono fatti loro. Poi guardò il marito. E tu? Tu fui subito pronto a dire sì, grazie, mi trasferisco in Inghilterra. Ma chi conosci là? Sua maestà britannica? Grazie a Lia Levi. Marco Balzano, resto qui. Ad agosto sono venuti a mettere le croci sulle case. Una croce di vernice rossa su tutte quelle che avrebbero fatto saltare col tritolo. Del vecchio paese è rimasta fuori solo la chiesetta di Sant'Anna, dove poi è sorta nuova Curonne. Hanno marchiato il nostro maso all'alba, qualche minuto dopo quello di Ma e di Anita e Lorenz, che i fascisti avevano assegnato ai migrati italiani. L'ultima ad abbandonare il paese è stata una vecchia che si chiamava come me. Gridava dalla finestra che avrebbe vissuto in piedi sul tavolo e poi sul tetto. Hanno dovuto portarla fuori con la forza. La domenica siamo andati a sederci sulle panche della chiesa per l'ultima messa. Sono venuti a tenerla decine di preti da tutto il Trentino. È stata una messa che non ho ascoltato. Troppo presa a conciliare l'inconciliabile. Dio con l'incuria, Dio con l'indifferenza, Dio con la miseria della gente di Curonne, che è uguale a tutta l'altra gente del mondo. Nemmeno la croce di Cristo si conciliava con i miei pensieri, perché io continuo a credere che non valga la pena morire sulla croce, ma meglio è nascondersi, farsi tartarughe, ritirare la testa nel guscio per non guardare l'orrore che c'è fuori. Le campane suonavano in lontananza, chissà, forse quando rintoccano per l'ultima volta fanno un suono diverso, perché quella mattina mi sembrava che intonassero una musica in cui ripercorrevo la mia vita a Curonne, che è stata una vita dura ma sopportabile, perché anche i dolori più osceni, come la tua scomparsa, li ho vissuti insieme a tuo padre e non mi sono mai sentita sconfitta fino a voler dare la vita ai cani. Ci avessero domandato quel giorno qual era il nostro desiderio più grande, avremmo risposto che era continuare a vivere a Curonne, in quel paese senza possibilità, da dove i giovani erano scappati e tanti soldati non erano più tornati, senza voler sapere niente del futuro e senza nessun'altra certezza, solo restare. Grazie a Marco Balzano. Chiudiamo con Carlo D'Amicis, il gioco. Decisi che avrei passato l'estate a perfezionare il mio ping pong. Da giugno a settembre mi allenai per ore e quando non mi allenavo cercavo sempre di rinforzare il polso. Anche farmi le seghe, ottenere in mano libri da 700 pagine come La montagna incantata diventò parte della preparazione. Finita la vacanza, provai la netta sensazione di aver completato un giro e che questo giro voleva dire essere diventato più grande. Sfortunatamente lo era diventato anche il mio cuore. Poco prima di ritornare in collegio, dopo una settimana di dolori sternali, il cardiologo mi diagnosticò una valvulopatia con conseguente ingrossamento del miocardio. La mia nuova racchetta Cornillon finì nel cassetto e la scuola cominciò senza di me. Ma io non pensavo alla scuola, bensì alla frase pronunciata dal dottor Krokowski nel sanatorio di Davos: ogni sintomo morboso sarebbe attività amorosa camuffata. E mi chiedevo se quel po' d'amore provato per Zetta fosse davvero bastato a farmi ammalare. Di sicuro la malattia mi separava definitivamente dal prossimo. La distanza che i miei compagni di scuola mettevano tra le loro sedie e il mio capezzale quando venivano a farmi visita esprimeva solo in parte l'abisso che ci divideva. A sospingermi verso il mio letto erano giovani mamme, spesso molto carine, che si fermavano regolarmente sulla soglia della cameretta. Anche da lì bastava un'occhiata perché cadessero nella botola del mio immaginario erotico. I loro figli mi inondavano di caramelle rossana e di acri effluvi di sudore, nei quali erano mescolati ormoni della crescita, lo sforzo di pronunciare frasi di senso compiuto e una precaria igiene. Seduti intorno al letto con le mani sulle ginocchia, domandavano a Pappagallo quando sarei tornato a scuola e poi restavano perplessi a guardare la pila di romanzi sul comodino.
I suoi compagni non sapevano che lei aveva già avuto dei rapporti sessuali? Per carità. Il gusto che provavo nel nasconderlo mi serviva a rendere tollerabile una diversità che la malattia aveva violentemente accentuato. Già da allora sapevo che essere come gli altri sarebbe stata una battaglia persa e soprattutto una battaglia che mai avrei voluto vincere. Diventò quindi, semplicemente, una battaglia che non mi interessava. Grazie. Tutti i libri di questa sera dei finalisti sono a disposizione del pubblico grazie alla collaborazione con la libreria Mondadori di Diano Marina, e sono a disposizione anche per essere autografati dai nostri protagonisti di quest'oggi, i finalisti del Premio Strega. A questo punto chiamo qua con noi il consigliere con delega alla cultura Nina Elena, il comune di Cervo, per la consegna delle opere, gli autori finalisti realizzate da Raffaella Maron, che ringraziamo, e ringraziamo ovviamente anche Annina per essere qua con noi. Aspetta che ti sistemano il microfono. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Raffaella Maron si dispiace di non essere presente. Allora, Raffaella Maron è una ragazza giovane e oggi è la giornata dei giovani, quindi siamo contenti che abbia rappresentato i giovani attraverso una sua opera. Raffaella Maron è una ragazza di Andorra, ma espone anche in Romania. L'anno scorso è esposto in una delle nostre chicche culturali, che è il Bastione di Mezzodì, e ci aveva chiesto appunto se poteva essere partecipe allo Strega. Lei è una ragazza che cerca di interpretare la simbologia attraverso antiche scritture, e quindi qui ha rappresentato alcune sue... L'anno scorso è esposto proprio al Bastione Mezzodì insieme a Pagliacci, che penso che sia abbastanza famoso. La nostra Cervo vuole esprimere la cultura a 360 gradi, e quindi anche in questo caso attraverso un'opera pittorica. Subito dopo ci saranno anche, prima di tutto ringrazio lo Strega Alberti, che tutti gli anni ci offre le sue specialità, che sono apprezzatissime, anche nei momenti in cui stiamo lavorando per lo Strega, quindi ci danno una carica in più per tirare avanti. Oggi un altro sponsor ha voluto partecipare allo Strega, è la ditta Manfredi, che ha offerto degli spumanti, e di conseguenza daremo a tutti i docenti che hanno accompagnato i ragazzi che hanno il pass, diciamo, una bottiglia di spumante Manfredi. Grazie ancora. Grazie da Nina Elena. I 5 finalisti del Premio Strega 72esima edizione ricevono l'opera realizzata dall'artista Raffaella Maron. La nostra serata avvolge ormai al termine. Saluto anche gli amici che ci hanno seguito da casa grazie a Imperia TV. Ringraziamento anche a chi ha lavorato, ai tecnici audio. Facciamo l'applauso alle persone che hanno lavorato nel corso della serata per rendere possibile tutto questo. Siamo andati un po' oltre all'orario che ci eravamo più o meno immaginati, ma evidentemente, insomma, gli argomenti erano tanti. Gli autori sono a vostra disposizione ancora per autografare le copie dei libri e eventualmente anche per rispondere ad ulteriori domande. Io ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Ricordiamo ancora che il prossimo 5 luglio scopriremo chi fra questi nostri 5 finalisti sarà il vincitore del Premio Strega. Il vincitore sarà poi protagonista il 9 di luglio proprio qui in compagnia di un grande personaggio, un altro grande nome, insomma, che ci fa piacere aggiungere alla lista degli amici di Cervo, ossia il grande Vergassola, che sarà con noi per tenerci in compagnia e per introdurre la serata e per fare le domande al vincitore del Premio Strega. In collaborazione con Acervo, il ristorante Le Nereidi a pochi passi dal mare con un comodo parcheggio. Ti aspetta per farti assaporare i suoi piatti a base di pesce fresco e tante altre specialità, accompagnate da buon vino. Ristorante Le Nereidi, vieni a trovarci. Acervo in via Alla Foce 21, telefono 0183 40 09 82.
Ottimo cibo, professionalità e cortesia sono di casa. Le Nereidi, cosa vuoi di più? Hai sempre sognato una camera con vista? Allora il posto che fa per te è il Bed & Breakfast Camere con Vista di Cervo. Ambienti incantevoli con il calore della tradizione. Il Bed & Breakfast Camere con Vista ti aspetta nella magia del borgo medievale di Cervo in via Silvio Pellico 11. Realizza il tuo sogno e telefona al 339 547 9455. Il Porteghetto, ristorante lounge bar con vista mare a Cervo a due passi dal centro storico. Gusta i piatti semplici e raffinati con pesce sempre fresco, oppure scegli i cocktail e gli aperitivi, o se preferisci dolcezze di una colazione unica. Ristorante lounge bar Il Porteghetto, per le tue serate con gli amici, per un momento romantico o per una cerimonia importante. Il Porteghetto a Cervo in via Aurelia 9, telefono 0183 40 33 42. Locanda Ristorante Bella Vista in Piazza Castello a Cervo. Per i tuoi soggiorni vista mare all'ombra degli ulivi e per i pranzi e cene con specialità marinare e cucina tipica ligure. Locanda Ristorante Bella Vista, un impegno e una passione da oltre 50 anni. Telefona allo 0183 40 80 94 e visita il sito bellavistacervo.com. Nel cuore del centro storico di Cervo, sotto la maestosa chiesa di San Giovanni, ti aspetta il ristorante Serafino. Dal 1963, attenzione e ricerca dei sapori tipici della Liguria. Ristorante Serafino, in via Matteotti 8 a Cervo, con una vista mozzafiato sul golfo. Telefono 0183 40 81 85. ristoranteserafino.it. Ristorante San Giorgio nel borgo medievale di Cervo dal 1961, un ambiente di classe, salette arredate con gusto, una splendida terrazza vista mare, un'enoteca con ricca scelta di vini. Al Ristorante San Giorgio piatti principalmente di mare con materia prima accuratamente selezionate e sapientemente preparati. Al Ristorante San Giorgio trovi anche l'Osteria Vineria San Giorgino che propone stuzzichini golosi, cucina di terra e mare. Ristorante San Giorgio, Osteria Vineria San Giorgino in via Volta 19 a Cervo. Telefono 0183 400 175. Pizze, primi e secondi a base di pesce e dolci fatti in casa. Alla Veggia Baracca a Cervo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ristorante Pizzeria Veggia Baracca per le tue serate con amici o con chi vuoi tu, anche in giardino all'ombra degli ulivi. Vieni a trovarci a Cervo in via Circonvallazione di Ponente. Telefono 0183 40 83 22. Non te ne pentirai.